Allora, ben trovati. Qualche mese fa, 3-4 mesi fa, avevo messo in rete un video di una mia conversazione con un ragazzo veneto, Flavio De Zorzi, che definivo molto matto e molto coraggioso, perché con una Panda normalissima, una Fiat Panda, è andato una volta fino in Giappone e un'altra volta si è fatto tutta la via della sete, spendendo niente, insomma in 8 mesi ha speso poco più di 5.000 euro e ha girato 33 paesi, molti dei quali diciamo poco raccomandabili alle persone che non sono né matte né troppo coraggiose. Flavio, che è di mestiere, prima di fare il giramondo, faceva il boscaiolo e che ha acquistato questa Panda per un valore di 500 euro, perché lui ha venduto della legna, quello soldi non aveva, gli ha dato la Panda, come equivalente del prezzo della legna. Ora, Flavio, il 14 febbraio, meritatamente devo dire, approda in una televisione nazionale che è TV 2000. Il 14 febbraio c'è Licia Colò che fa una trasmissione che è anche molto seguita al Mondo Insieme. Il 14 febbraio alle 3 e un quarto, alle 15:15, farà una trasmissione in cui ci sarà anche Flavio, che farà vedere alcune sue immagini, spezzoni di un suo documentario, sull'Asia centrale. Questo ragazzo, che fa il videomaker, ha fatto documentari che secondo me pochi professionisti, hanno fatto o sono in grado di fare. Ecco, io ora vi vorrei, presentare Flavio riproponendovi buona parte, di quel colloquio che ho avuto con lui quando ancora stavo ad Hammam Etta. Buona visione, amici miei. Allora, questa è la macchina di Flavio, che è una macchina che ha fatto 40.000 chilometri più 17.000, sono 57.000 chilometri in anno, perché prima è andato da Venezia fino al Giappone e c'è stato 2 mesi, poi questa macchina è tornata in Italia dentro un container. Il tempo di una doccia e riposarsi, e poi Flavio è partito per la via della seta ed è arrivato fino al confine con la Cina. Dire che ha coraggio è poco, bisogna essere o coraggiosi o matti, e Flavio è matto e coraggioso contemporaneamente. Nome? Flavio De Zorzi. Anno di nascita. 1987. Professione. Boscaiolo e filmmaker. E allora siamo qui con Flavio, boscaiolo, ma soprattutto videomaker. Allora, Flavio è il felice proprietario di quella Panda che vi avevo presentato poco fa. Lui è reduce dalla Via della Seta, cioè lui è andato prima in Giappone, come ho detto prima, è tornato poi. È ripartito, è andato ai confini con la Cina, è tornato e adesso sta facendo un giro qui in Tunisia e poi a giorni ritornerà in Italia. Cerchiamo di conoscere un poco Flavio. Flavio, com'è che da boscaiolo hai deciso di fare il videomaker? La passione di viaggiare c'è sempre stata sia da me che in famiglia. Ho deciso con pochi soldi in tasca di acquistare una Panda, pagata 500 euro. E da lì, viaggiando, mi piaceva raccontare i miei viaggi, cosa vedevo, cosa provavo. E poi, facendo un bel viaggio dall'Italia al Giappone, ho pensato di documentare il mio viaggio. Ho iniziato con una GoPro per filmare cosa vedevo, l'avventura, le emozioni. E poi facendo il montaggio di questi video, per risparmiare soldi mi sono fatto il montaggio, ho iniziato a saporare il piacere
di trasmettere le immagini alle persone, facendo montaggi sempre più belli, attrezzandomi sempre di più con telecamere molto professionali. Ecco, lui da questo viaggio in Giappone ha prodotto questo DVD, Italia, Giappone ai confini del mondo, tenendo presente che il tutto è fatto con una panda che è assolutamente normale. Voi la vedete così, immaginate, questa è una panda 4x4, no, questa è una panda normalissima che ha due sole piccole modifiche. Il tubo di scarico esterno, perché lui con questa macchina no. Ci fa anche i guadi. No, non è tubo di scarico, è l'aspirazione per attraversare i fiumi, anche le alluvioni, come contratto in Russia ho trovato un'alluvione e l'acqua mi entrava dalle porte e da lì ho pensato di montare un sistema di aspirazione più alto a modo che il motore non soffrisse. E poi sotto c'è una normale slitta che un tempo anticamente si usava nelle macchine da rally, in modo che se per caso tocca sotto non si rompe la coppa dell'olio. Esatto. serve a questo. In particolar modo nella via della seta, in Kazakistan, in Uzbekistan, le strade non sono sempre il massimo, spesso sono in fuoristrada e gli asfalti che ci sono a volte sono molto brutti, e lì ho pensato di irrigidire e robustire un po' la macchina. Una domanda secca, tu hai fatto la via della seta andata e ritorno, cioè sei partito da Venezia, sei arrivato ai confini con la Cina e sei tornato più o meno in 8 mesi. Sì. In questi 8 mesi quanto hai speso? Diciamo che 8 mesi per molte persone pensano bisogna essere ricchi per farlo. La via della seta penso sia il viaggio più economico che si possa fare nel mondo. Ho fatto 8 mesi, sono stato ospitato molto nelle famiglie, sono stato anche in alberghi di lusso, che non mi vergogno di dire, ho fatto anche alberghi a 4-5 stelle in Iran, sono stato nei ristoranti, mi sono fatto io da mangiare, ho dormito in ostelli da 2 euro. E in globale, tra la benzina, i visti che sono molto costosi e l'assicurazione sanitaria e tutta la spesa generale, ho speso 5.500 euro. In 8 mesi? 8 mesi, meno che stare a casa seduto sul divano. Ora andiamo a un altro argomento. Tu sei passato da paesi che vengono normalmente e giustificatamente considerati paesi a rischio. Iran, Afghanistan, Pakistan, per poi parlare di Kazakistan, Iraq, Uzbekistan, Daghestan, che nessuno ne parla, del Daghestan. La paura, che ruolo ha giocato in questi tuoi viaggi? La paura, diciamo, c'è sempre, perché se io dico di non aver paura vuol dire che sono una persona incosciente. Io sono una persona che si premunisce, sono un padre di famiglia anche, e in questi luoghi ho sempre cercato di avere un po' di paura per salvaguardare un po' tutta la situazione, per vivere al meglio anche a contatto con le persone. Diciamo che grandi paure non ne ho avute, perché ho trovato persone favolose, in particolar modo Centro Asia e il Medio Oriente sono terre veramente fantastiche. Era difficile dire rifiutare l'offerta di andare a casa loro a mangiare e dormire. Cioè, mi trovavo al confine con l'Afghanistan, in Iran, e ero al di fuori della città che cercavo di farmi da mangiare, era gennaio, quindi di giorno è caldo, di notte è molto freddo perché c'è la differenza termica, e nel frattempo in mezzo proprio al deserto è comparsa una macchina e mi chiede: hai fame? Stai mangiando? Sì, mi sto preparando da mangiare. E questa persona sparisce. Dopo 5 minuti ritorna, aveva pane, frutta, aveva di tutto e mi voleva invitare a casa sua. Io gli ho detto no, preferisco stare qui, perché non mi fidavo, erano i primi giorni che ero proprio lì in Iran, non mi fidavo moltissimo nelle zone più remote, così in particolar modo dove ero, nel Baluchistan. E le persone veramente mi hanno accolto in una maniera favolosa e da lì ho iniziato veramente ad amare queste terre. L'Asia per me ha stravolto la vita, ha cambiato completamente il modo di vivere, il modo di pensare. È una mancanza d'Asia che ho all'interno del mio corpo, si sente fortemente quando mi sento parlare
di queste vie del Medio Oriente, le capitali come Teheran, Baghdad o Samarcanda la Bella, per me mi emoziono subito, mi vengono in mente i ricordi che sicuramente fino al mio ultimo giorno su questa vita terrena me ne ricorderò. Io ho visto uno spezzone di un tuo video sulla Tunisia, dove tu ti sei impantanato con la tua macchina, sì, e un vecchietto, un anziano berbero, ti ha aiutato a tirarti fuori, così spontaneamente. Praticamente stavo arrivando a Tugga, qui siamo nel mese di marzo, e era un periodo molto piovoso. Cercando delle indicazioni, perché io amo anche fare un po' di off-road, ho trovato una pista che mi portava fuori in mezzo alla piantagione di ulivi. E lì quella sera, la sera prima, avevo accampato la mia tenda. Durante la notte è sceso un bel acquazzone e il terreno molto argilloso ha subito creato viscido il terreno, e in particolar modo in zone dove il terreno è molto morso è diventato super fangoso. Nell'uscire da questa pista la mattina sono rimasto bloccato proprio in questo pavimento, veramente come avessero buttato del sapone, e dopo 30 secondi che ero lì bloccato, casualmente compare un anziano berbero dalla piantagione di ulivi, e gentilmente si è subito preoccupato, che secondo me non era la prima volta che vedeva una situazione del genere. Secondo me sì, perché non credo che qualcuno con una macchina normale si vada a avventurare su queste piste. Ma può essere che fosse il primo italiano che incontrasse nella sua vita, perché veramente era una persona molto nomade da come era anche vestita. E praticamente questa persona era già armata di zappa e picconi, e ha subito lavorato a darmi una mano a scagliare la macchina, perché praticamente era, oltre che infangata, era anche incastrata su dei fossi che avevano creato altre auto. E questa persona è veramente gentile, e ammetto completamente la verità, questa persona, dopo avermi aiutato, abbiamo fatto una foto insieme, fatto un video anche che raccontavo che questa persona mi ha aiutato, e questa persona veramente mi ha aiutato senza nessun scopo di lucro, sì. Mi ha dato un abbraccio. Però tu forse non ti sei reso conto di una cosa: alla fine, quando tu l'hai ringraziato, poi lui ti ha detto se gli potevi dare un passaggio. Ma in lingua araba io non lui l'ha capito, tu hai ringraziato lui, te ne sei andato e l'hai lasciato là in mezzo alla campagna. Ma io non lo sapevo, cioè io parlo inglese, parlo un po' di russo, capisco un po' il kazako. Con la mia compagna che è iraniana sto imparando qualche parola di persiano, che non è molto facile da capire e da imparare. Il berbero no? Il berbero per me è ancora una lingua nuova, ma la mia vita sinceramente è cambiata soprattutto nel modo di pensare e di vedere le cose. Innanzitutto prima ero una persona molto chiusa, selvaggia, stile Tarzan, che praticamente vivevo tra gli alberi e non conoscevo com'era fatto il mondo fuori. E vedendo le persone, praticamente ho iniziato proprio a prendere dimestichezza con le diversità fra le culture, apprezzare le tradizioni. Ad esempio, una cosa che io premo molto, la differenza di religioni, mi ha incuriosito sempre di più, e devo dire che mi ha affascinato vedere che le persone, il genere umano, siamo tutti fratelli, siamo tutti uguali, però viviamo su cose molto diverse. E in questo caso sono riuscito ad apprezzare le tradizioni, cioè l'importanza di portare avanti la propria cultura. Questo mi ha fatto molto capire, aprire la mente. Cioè la diversità è un modo per diventare più ricchi. Sì, esatto, ricchi dentro e non fuori. Senti Flavio, tu mi raccontavi, non mi ricordo in quale paese, tu di fatto venivi fermato dalla polizia un'ora sì e un'ora pure, dove ti fermavano, vedevano la tua macchina, che non è una macchina che passa inosservata, per farti selfie. Questo è stato in Iran. Io
Devo dire che il primo giorno che sono stato in Iran avevo un po' di paura, sì, come ho detto, che i primi giorni avevo un po' di timore, però giorno dopo giorno ho iniziato a aprirmi sempre di più il cuore perché io, avendo visitato 33 paesi diversi su tre continenti, devo dire che l'Iran mi ha aperto il cuore e sono veramente innamorato di questo territorio. Lì la polizia, i primi giorni. In particolare adesso mi ricordo anche a Teheran, stavo facendo la circonvallazione esterna di Teheran con la mia panda e vedo sullo specchietti, era di notte, vedo dei lampeggianti, ho detto mamma mia, adesso la polizia chissà cosa vuole, magari non si sa mai che mi vogliono creare problemi o che mi facciano una multa o che mi chiedano dei soldi. E questa polizia a bordo di un pick-up ha allargato il traffico per farsi spazio e si affianca, abbassa il finestrino, abbasso io il finestrino perché non sapevo se dovevano fermarmi e mi chiedono da dove sei? Dall'Italia? Ah, italiano! Dai, ci fermiamo che facciamo due foto. Ci siamo fermati, hanno voluto farci che ci facciamo lo selfie. E hanno voluto non per scopo di indagine, di interrogatorio, ma per un loro sistema privato, che poi nei giorni successivi mi è successo ancora con la polizia, mi hanno fermato con la scusa tu andavi veloce e gli ho detto no, io andavo, rispettavo i limiti perché io Cioè, rispetto molto i limiti. andare veloce con la panda, no, è anche un po' Sì, difficile. superare i 100 all'ora con la panda equivale a Andiamo dire a 300 all'ora con sì, l'altra macchina. ci vorrebbe il casco oltre i 100 km all'ora con la panda. E diciamo che mi hanno fermato e dicendomi che superavo i limiti, ho detto no, 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 non posso superare i limiti con questa macchina. Alla fine mi guardano con un sorriso e mi fanno, ci facciamo un selfie. L'Iran e tutto il Medio Oriente è diventato una terra così favolosa e che mi ha fatto brillare gli occhi. E pensate che durante i miei viaggi ho conosciuto una donna iraniana, che questa è anche la mia attuale compagna in cui sono fortemente innamorato e fedele alla mia dolce metà. Senti, mi parlavi tu dei pescatori iraniani che Sì. ancora oggi ti chiamano per sapere come stai. Beh, innanzitutto tutti gli iraniani che ho conosciuto puntualmente al massimo ogni 2-3 mesi, a distanza di un anno e mezzo, due, mi contattano per chiedermi come sto. In particolar modo nel mondo che viviamo adesso per le cause delle varie epidemie, Quando torni. quando torno, quando vado a trovarli, vogliono vedere le foto di dove sono, sono molto curiosi di sapere come è fatto il mondo fuori perché purtroppo loro vivono in una situazione che non gli è concesso sia economicamente che in certi casi anche per il livello di permessi non gli è concesso uscire dalla loro terra. E loro sono pronti ad accogliermi ancora, anzi, mi hanno detto se sono in difficoltà economica, mi hanno garantito che quando io arrivo all'aeroporto in Iran, da lì in poi sarà a cura di loro il dormire e il mangiare. Questo avviene anche qui in Tunisia. Io sono stato accolto da persone che sono molto povere, però mi hanno aperto la casa. Mi è capitato in Brasile dove è successo la stessa cosa. Noi abbiamo tanta paura del diverso, quello che avviene in Italia e in Europa, perché il diverso è come se fosse comunque un pericolo. O perché è un terrorista, o perché è uno che odia le donne e quindi le stupra, o perché è ladro, o perché è infetto. Perché i popoli più poveri a noi che siamo diversi invece ci aprono la casa? Beh, innanzitutto devo dire che questi paesi poveri sono ricchi dentro nel cuore per l'amore e per l'apprezzamento di quello che hanno. Cioè, per un figlio fanno di tutto, anche se molti mass media dicono di no. In certi casi, non voglio ampliare il discorso, le situazioni sono anche ipocritiche. Però devo dire che le persone povere sono molto umili, molto gentili e vista la loro situazione, la loro vita, sanno cosa vuol dire faticare a vivere e a dare, insomma. E
E allora, vedendo una persona come me, da distante, straniero, in particolar modo che sono italiano, gli italiani, ripeto, sono il popolo più amato in giro per il mondo, diciamo che queste persone veramente vogliono dare il massimo per sentire a loro agio il loro ospite. Tu prima vivevi vendendo legna. Sì, tagliavo oggi, boschi e commerciavo legna. Oggi tu vivi vendendo i video che tu produci andandotene in giro per posti dove non ci vanno nemmeno le agenzie di viaggio e i tour operator. E certe volte anche i freelance e reporter non hanno coraggio di affrontare certe zone. E anche loro non hanno coraggio di affrontare certe zone, ne conosco tanti ed hai ragione. Vediamo se riusciamo ad aprire il canale serio. E allora Flavio, per poter vendere la legna c'è bisogno di... Tu cerchi chi aveva il camino, sì, per poter fare la legna. Per poter vendere il tuo prodotto, che sono questi video, che sono molto belli, come potete vedere anche da queste immagini, tu chi cerchi? Chi sono i tuoi interlocutori? Tour operators, televisioni, non so, chi è il tuo interlocutore? Chi sono i tuoi possibili acquirenti? Mettiamolo così. I miei possibili acquirenti, io giro prodotti, ci metto un impegno massimo per girare la qualità, quindi cerco di vendere in televisione. Sono televisione oppure anche grossi tour operator, perché chi organizza, cioè chi vuole organizzare un viaggio, per esempio, sulla Via della Seta potrebbe anche utilizzare i tuoi video. Certamente i miei video sono una specie di tour operator, praticamente disegnando i miei percorsi sono basati su i luoghi di interesse da vedere maggiormente. E poi una persona che segue i miei documentari, i miei report, lì può prendere spunto per organizzare un viaggio, come ad esempio io sono qui in Tunisia per registrare 4 puntate televisive, che una persona può seguire queste 4 puntate per avere un'idea di cosa vedere in Tunisia, storia, la cultura, i luoghi di interesse e tutto quello che c'è da vedere. Cioè tutto quello che non fanno vedere è, diciamo, le foto e i video amatoriali o anche professionali. Esatto. Per esempio, il tuo prossimo viaggio, tu mi parlavi di Zoroastro. Sì. Che c'entra Zoroastro col tuo prossimo o imminente futuro? Beh, il mio prossimo viaggio che voglio fare è in Iran, di nuovo, la mia amata terra. E lì ho intenzione di andare a vedere esplorare una religione antecedente all'Islam che governava su tutto il territorio del Medio Oriente fino in Iran. E lì ho già i contatti in loco, proprio andare a trovare le persone che a tuttora, come cantanti e persone famose, sono di religione zoroastriana, andare a vedere la tradizione, che è una cultura che sta morendo. E da lì voglio andare proprio a vedere e documentare come funziona e raccontare proprio come viene fatta questa religione. Ecco, questo è Flavio. Se qualcuno di voi vuole mettersi in contatto con Flavio, per favore non si mette in contatto con me, perché io sono in pensione e non faccio il suo segretario. Voi state vedendo già da qualche secondo i suoi contatti. Un'altra cosa, io nella mia vita sono sempre stato contrario alle marchette, non le ho mai fatte e non le ho mai chieste, stavolta la faccio gratis. E mi rivolgo soprattutto ai miei ex colleghi giornalisti. Se qualcuno di voi ha interesse a utilizzare la sua grande professionalità, perché non conosco nulla del suo lavoro di boscaiolo, perché non ne capisco niente, però qualcosa di comunicazione in questi anni l'ho imparata e devo dire fa dei lavori che tanti di noi vorrebbero fare e che non hanno mai avuto né le possibilità e, permettetemi, nemmeno il coraggio di fare.